dire, no, estrae la materia prima e poi la mette nelle mani. Ho fidanzato che ti auguro di cuore. Ti arrivano delle foto. Possono essere non così. Ci sono delle inquadrature ad hoc, no, che ingannano spesso le spalle, i tre quadri. Non scherziamo, ma questo è bravo il fotografo, no, fare il suo mestiere, no? Finché è una cosa innocua, io sì, posso... Sì, no, se no, Roberto vuole finire, non è riguardo. Perché ci sono delle foto che possono essere state colte di questa storia. L'imprenditore si è opposto e poi non so come... Una donna non resiste per un uomo più di 15 giorni. Non ci sono le prima grandi storie fare come... sono in militare, quando torno dal militare vediamo... Qual... Cioè le prime carezze... Nel paese sì, ci sono le montagne attorno, no? Però dai, l'unico consiglio che posso dare è di non fare... Io vorrei sapere, quando tu hai saputo di aspettare un bambino da Gigi, l'hai comunicato subito? Cioè hai dato subito la speranza della vita che si rigenera? No, l'ho detto a mia madre, stavo vivendo anche fisica. Questa persona è diventata un professore, un saggista, insomma, veramente era una secchione, bravissima. Un secchione. Sì, sì. Miriam, e tu ne sai qualcosa? Chi me l'ha data? Ma di chi è stata l'idea? Sì, credo che sia la mia. Sì, ti sì, la so. Riconosci molti? No, c'è scritto, guarda, lì, Leone Miriam. Io ero più, capito, io mi interessavo più non so adesso vedere la votazione. Di che anno sia, è un po' imbarazzante questa cosa. Se c'è ti piace studiare, vero? Molto. Miriam, però devo dire complimenti, ma ti piaceva veramente tanto il greco? Tantissimo. Ma non è che per caso eri innamorata del tuo professore di greco? Era una donna, è una donna, la professoressa di greco. Quindi no. Anzi, la professoressa sì. Fondacaro. Chi è? La professoressa che ci ha fatto Fondacaro. Ci ha fatto amare moltissimo, moltissimo. Il greco, guarda, io non... E come ti incanto! Mi fa saltare, siete tremendi! Io non la vedo da quando mi sono diplomata! Professoressa! Lei è un mito, cioè, la professoressa Fondacaro è un mito. Venite qui al centro dello studio. Come sta? Sì, sì, sì. Bene, felice di vederti. Anch'io di vederla, è bravissima. E allora, professoressa, io le devo chiedere una cosa. Ma Miriam era una studentessa modello. Che ragazza era da piccolina? Io l'ho conosciuta che al quarto ginnasio e l'ho lasciata poi quando si è maturata. Che ragazza era? La ragazza che è ora, una ragazza meravigliosa. Non tanto una studentessa merita modella. Merita un bacio, Miriam, sì, dai. Sì, ma noi ci volevamo bene veramente a scuola, perché lei ci ha cresciuti e ci ha fatto amare quello certo. Che facevamo, perché non si impone lo studio ai ragazzi, certo. Lo si fa amare col proprio amore. E lei ci ha comunicato sì, la passione a Platone, professore. Sì, Elettra! Il tema mio su Elettra come il tema mio su Elettra? Pure idee mi avete portato. Tutto Miriam, noi se facciamo una cosa la facciamo per bene. Il confronto Elettra Clitennestra. E lei si è prestata a tutto questo. Miriam, guarda un po' lì, hai preso 10? Sì, sì. Non me lo ricordavo. Ma eri proprio una vera secchiona? Assolutamente no. No, brava. Grazie. Perché lei ha sempre studiato per il piacere di conoscere. Sì. Sì, sì, sì. Infatti con Miriam erano conversazioni. Erano conversazioni, non erano interrogazioni. Bene, quindi... brava. Ma facciamo un applauso alla nostra Miriam. Ce l'hanno loro. Sì, loro ce l'hanno, ma non glielo rubate, perché dopo vorremmo commentare. Lei è assurda, commentare insieme. Lei si presta a queste cose? Io mi presto, sì. Meravigliosa, sì, sì, professoressa. Sì, sì. Grazie Miriam. Un piacere. Grazie. Grazie Miriam. Allora, professoressa, dica. Puoi andare anche a sedere. Grazie. Grazie. Anche lei, professoressa. Non so. E allora, professoressa, io le volevo chiedere... Ma all'inizio avevano molta... Non sanno come ci si comporta. Il perno della famiglia in cui nascendere sotto casa, ecco. Irene. Quindi lo sapevate chi erano queste persone, l'incredibile di queste storie? Oltre al lato di violenza, non anche io credo all'etica della sconfitta, dell'accettare i no, perché cioè, non è possibile che per un no... No, non ho una sigaretta, no, non guardare la mia fidanzata, si uccida, si arrivi ad uccidere, questo fenomeno è in continua crescita. È in continua crescita. Ancora più imbecilli i nostri figli, non si andrà avanti. Bravissimo. Allora, merita bisogna...